facendo solo 3 mesi di apprendistato, andando a lavorare a scuola. E dopodiché, che succedeva? Che uno lavorava 35 anni di contributi e andava in pensione, poi arrivava a 60 anni e andava in pensione, e poi si sentiva dire: mi schifo, non io, non si porti conto che manca la pensione. Oggi tutti sono preoccupati, per questo fanno le riforme del... perché cambiamo più a lungo. Cioè viene vissuto come un problema. E vengono fatte le leggi per cercare di eliminare questo problema. Non posso altro che tagliare alla sanità, di cui avete pure parlato. Perché quando oggi un pensionato per il ticket che paga non si va a fare gli esami, altro che prevenzione, si va in costruzione, e quando si taglia linearmente la sanità, il tentativo che stanno facendo è di farci morire più presto. Ma noi resistiamo, anche perché quando ci dicono che ritorna tra 2 anni, ritorniamo, abbiamo la testa dura e aumenta l'aspettativa di noi. E noi dobbiamo cambiare verso, perché c'è una cosa che non tutti dicono: oggi il vero problema economico di questo paese, a parte le politiche dei governi, e che non si fanno più figli, siamo in deficit demografico. Aspetta che ci arrivo ancora, c'è tempo, arriva la cosa. No, un paese che fa 1,48 figli ogni coppia, e tu sei fortunato. E meno male ci sono pure gli immigrati che fanno qualcuno di più. Ma la media nazionale è 1,48, cioè al di sotto della media per pareggiare, siamo già sotto. È un paese che non ha prospettive demografiche, non ha prospettive economiche, è un paese destinato a fallire, a chiudere. E poi voglio far pure la rottamazione degli anziani, che sono arrivati al 40% di questo paese, ma di che cosa stiamo parlando? E i figli che oggi si fanno, quei pochi, spesso si fanno fuori dalla famiglia, e non per scelta delle coppie che ci vuole pescare, ma perché i giovani non hanno prospettive e non hanno speranze nel futuro. Questo è un paese che sta distruggendo il futuro dei giovani, altro che sindacato conservatore. Se un giovane va a lavorare a 40 anni, forse, anche se lo facciamo lavorare a 50 anni, come dice la Fornero, e non gli facciamo fare lavori usuranti, e se l'aspettativa di vita arriverà, come dicono gli esperti, prima o poi arriverà a 120 anni, cosa gli facciamo fare da 90 a 120 anni? E chi li pagherà? Perché alla conferenza sono stato a una conferenza d'organizzazione di Parma, e c'era un nostro iscritto pensionato che semplicemente mi ha detto: ti ricordi di me? Ancora giovane, non è come? Ho detto: sì, certo, tu sei responsabile delle Fiat filiali, Ugo Fili. Ci sai? 15 anni fa sono andato in pensione con 2 milioni di lire di pensione, ed era una signora pensione. Dopo 15 anni prendo 1.165 euro e non ce la faccio arrivare a fine mese. L'ho guardato e gli ho detto: però sei campato 15 anni. Gli ho detto: se ritorno tra 15 anni ti trovo pardone. Perché se non si adeguano le pensioni, questa è la nostra fine.
E allora ho cominciato a pensare da quel momento, Romano, che bisogna cambiare verso. E a convincermi di più c'è stato Papa Bergoglio, quando la Chiesa, che da 2000 anni governa la religione cattolica, si è dato un Papa gesuita che si è fatto chiamare subito Francesco perché doveva parlare ai poveri, ho detto i poveri aumenteranno, perché la Chiesa ha un doppio filo su che cosa succederà. E aumenteranno in Italia, in Europa e nel mondo. Perché come dicevo prima, il 10% dei ricchi si mangiano quasi tutte, continuano a sperperare le risorse del mondo. Che cavolo se ne fanno quello che non lo so. Accumulare senza ripartire, senza distribuire, è un crimine. Però attorno, è un vizio che non si riescono a togliere.